Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo post GP. In questo episodio andremo a parlare del GP del Messico, in particolare quindi Formula 1 e lotta tra Verstappen e Lewis Hamilton, che sembra tutto a favore dell'olandese per il finale di stagione, e della MotoGP che era in scena in Portogallo, precisamente a Portimão. Il campionato è vero che è già deciso, ma è una gara che ha dato tanti spunti importanti anche per il 2022. Ne parliamo subito dopo la sigla. Allora, eccoci di nuovo qua. Come sempre, prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto per favorire un po' il mio lavoro e darmi un supporto per mandare avanti questi contenuti. Detto questo, Formula 1 in scena nel GP del Messico, dove la Red Bull ha cominciato subito con un piede incredibile il venerdì, che poi è stato, diciamo, ribaltato il tutto da una Mercedes incredibile in qualifica, cioè dal prendere 6-7 decimi nelle libere a fare pole 1 e 2 per la gara, con 15-8 di Bottas, veramente un tempo allucinante. In partenza è successo quello che si dice un po' sempre su questa pista, che non è ideale partire in prima fila, e Bottas è andato a chiudere Lewis Hamilton un pochino, non preoccupandosi di Max Verstappen, che all'esterno ha tirato una staccata allucinante e ha preso la leadership del Gran Premio infilando le due frecce d'argento, e da lì in poi, con un ritmo forsennato bestiale, ha dato oltre 20 secondi a tutti i suoi rivali. Non c'è stata veramente storia. Sicuramente se Mercedes fosse stata davanti alla prima curva sarebbe stata una gara diversa. Detto questo, abbiamo visto lo strapotere di Red Bull e in particolare di Max Verstappen, perché ha avuto un ritmo allucinante, dando quasi mezzo minuto a tutti, doppiando quasi tutte le vetture in pista, escluso praticamente i primi quattro. E tutto confermato da Sergio Perez, che è arrivato sì terzo, ma ha tallonato Hamilton gli ultimi 10 giri veramente da vicino, cosa che non si è mai vista dall'inizio della stagione. E quindi ora mancano 4 gare al termine, ci sono 19 punti di differenza, lui si sta facendo tutto il possibile. Però con Bottas che, se non ti aiuta, anzi addirittura in questo caso l'ha disturbato, con una Red Bull così competitiva, con Perez che è così sempre in zona podio, adesso è molto veloce sin dalle libere, per Hamilton è veramente difficile, e le piste come Abu Dhabi e Brasile soprattutto sono molto a favore di Red Bull. Vedremo un po' se i valori saranno rispecchiati. Gasly, solito fenomeno, non lo scopriamo oggi. Alfa Tauri sempre competitiva, perché sicuramente da Red Bull saranno arrivati tanti aggiornamenti per poterla mettere in mezzo delle volte anche alle Mercedes. Comunque Gasly porta a frutto sempre l'ottimo lavoro della scuderia, quarto posto con un margine anche molto importante sulla Ferrari, in questo caso che era dietro, su Charles Leclerc, che a proposito ha sofferto tanto di graining per molti tratti della gara. Sainz ne aveva di più. Detto questo, Sainz sicuramente questo weekend è stato più veloce di Leclerc, anche se detto questo Gasly sarebbe stato imprendibile anche per lui. E Ferrari che sì, ha fatto qualche passo avanti rispetto anche a McLaren, a cui gli sta stabilmente davanti sulla maggior parte delle piste, però certo che i tifosi non possono essere contenti, perché essere doppiati vuol dire prendere un secondo al giro in media di gara, perché su 70 giri un minuto e 20 di passo gara e oltre vuol dire beccare una vita. Non so se sia un gap colmabile per il 2022, è vero che ci saranno grandissimi stravolgimenti, vuoi il degrado gomme, vuoi il telaio, vuoi l'aerodinamica, comunque c'è tanto da lavorare a Maranello. McLaren che appunto ha fatto un passo indietro, è vero che è partita tanto indietro con le penalità con Norris, Ricciardo che dopo il tamponamento all'inizio con Bottas ha dovuto un po' risalire anche lui dal fondo, ha dovuto cambiare l'alettone, e quindi hanno perso tanti punti da Ferrari. Vettel ottimo con la Aston Martin, è riuscito a prendersi la settima posizione, gara fuori dai guai, ha sfruttato un po' le penalità, perché lui era escluso in Q2 undicesimo, ma ha potuto montare la gomma media, sfruttando le penalità è partito poi nono e in partenza è stato un po' fuori dai guai, è riuscito a prendere la settima posizione. Unica nota prima di chiudere sulla Formula 1 per Antonio Giovinazzi, pilota italiano sfortunato sì, ma fino a un certo punto io forse ci credevo più di quello che anche ha detto lui nelle interviste, che la squadra in qualche modo lo sta sabotando, perché anche qua ha fatto una partenza allucinante, addirittura era sesto dopo due curve e poi con una strategia folle la squadra l'ha messo fuori dalla zona punti, mentre Raikkonen è andato ottavo, che anche in questo weekend aveva dimostrato un passo superiore al finlandese, e quindi stanno facendo in tutti i modi
per farlo fuori, secondo me. Ha lasciato tantissimi punti alle spalle, praticamente a metà stagione che lo stanno sabotando per farlo andare indietro e quindi per andargli la riconferma. Piace veramente tanto, sì, perché è un pilota italiano e va bene questo patriottismo, però perché proprio secondo me lo merita e non è una squadra che lo sta supportando. La macchina non è male, non è più l'ultima della classe e quindi se la può giocare a centro classifica. Purtroppo la squadra sta facendo tutto per virarli contro. MotoGP in Portogallo, Bagnaia sta continuando a martellare come un treno. Peccato per la scivolata a Misano, comunque sta dimostrando da qualche gara a questa parte, con tutte queste pole consecutive, comunque con un trend positivo, che il prossimo anno sicuramente sarà il primo contendente al titolo. Non è un caso sicuramente che lui vada forte, perché lui ci mette del suo, però la Ducati piazza tutte le moto là davanti, quindi ci sono tante moto Ducati e comunque tutte vanno bene. Hanno un gran motore, la guidabilità è ottima e il degrado gomme altrettanto. Quartararo si è steso, ormai non conta più niente, quindi ce lo si poteva aspettare, ce lo poteva permettere. In gara comunque ha fatto una gran fatica, si è visto con le Pramac, perché quando non hai motore, accelerazione anche in partenza, ti trovi come lui a passare nel misto e poi in un chilometro di rettilineo ti sverniciano da destra, da sinistra, da sopra, da sotto e lì non ci fai niente. E poi passare è frustrante perché magari hai un ritmo di 3-4 decimi superiore, ma ci metti 8 giri a passare una moto a più velocità nel dritto e quindi è frustrante. Yamaha ha tanto su cui lavorare. Diciamo che Quartararo è partito fortissimo, ha sfruttato bene l'inizio di stagione, perché da metà campionato in poi sono andati fuori tutti i limiti della moto di Iwata. Veloce in qualifica, ma sul passo gara tanta fatica, specialmente appunto avendo moto in battaglia perché non hai velocità nel rettilineo. E sul bagnato crisi lo stesso, perché non metti in temperatura le gomme e fai veramente fatica, quindi tanto tanto da lavorare per la casa giapponese. Dall'altra parte del Giappone Honda molto competitiva, sia con Alex Marquez che con Paul Espargaró. Questo fa ben sperare per il 2022. E Marc Marquez ha avuto quest'altro piccolo infortunio. Detto questo, se si riprende veramente bene, secondo me lui il vero favorito per il 2022, perché Ducati è vero va fortissimo con tanti piloti e Bagnaia una spanna sopra gli altri, però Marquez ha quel talento che lì dentro secondo me non ha nessuno. E se una Honda con Marquez per esempio ti va vicino al podio tutte le gare, o comincia a farle anche con Paul Espargaró in P4, P5, P6, vuol dire che Marquez si giocherà la vittoria in tutte le gare. E quindi mi piacerebbe vedere nel 2022 la vera sfida 3 tra Marquez, Quartararo e Bagnaia. KTM qua in crisi, dove è stata veloce per molti anni su questo circuito, come abbiamo detto tante difficoltà quest'anno. Sembra quasi che la casa austriaca non abbia investito molto sulla Formula 1 e abbia un po' lasciato andare il progetto MotoGP. Tutti ci sono evoluti poco la KTM, che ha fatto fatica su quasi tutte le piste. Poi non si sono aiutati il fatto che a fine gara l'Equona è andato addosso ad Oliveira, quindi è stato anche uno scontro fratricida. Menzione per il nostro Nea Bastianini, che comunque ha fatto un'ottima gara in rimonta. Si sta giocando rookie dell'anno con Jorge Martini, che sicuramente ha una moto più veloce e più recente della sua, con specifiche 2020. E quindi gara loro per Enea, speriamo di, come ho già detto a Misano, di vederlo sulla moto aggiornata il prossimo anno. Valencia, prossima settimana sarà l'ultimo GP della stagione, l'ultimo GP della carriera di Valentino Rossi, che nel buio della Yamaha è finito 13°, posizioni che ovviamente non fanno felice nessuno. Detto questo, anche Dovizioso Morbidelli è vero per un problema fisico importante, e Dovizioso 15°, che non è l'ultimo arrivato. Segno che questa Yamaha quest'anno la differenza vera l'ha fatta Quartararo, perché non ha un punto veramente forte la Yamaha rispetto agli altri, è Quartararo che ha fatto uno step incredibile e la guida come non fa nessun altro. E detto questo, speriamo che, almeno io spero, che Valentino ci possa giocare la top 10 nell'ultima gara e chiudere in bellezza la sua carriera. Grazie come sempre per avermi seguito, vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!